Benvenuti ad Economia, dialoghi sull'impresa, lo spazio informativo del mondo confindustriale che vi tiene compagnia ogni settimana con un argomento di attualità. Ad esempio, puntata odierna molto interessante, parliamo di imprese familiari che connotano in maniera evidente il tessuto economico italiano. Basti pensare ad esempio che su 100 aziende a livello globale tra le più longeve, ben 15 sono aziende italiane. Questo denota sicuramente vivacità, attaccamento alle radici. E un altro dato che cito testualmente: le imprese familiari con un fatturato superiore a 20 milioni di euro rappresentano il 65% del totale delle imprese italiane, che non hanno però solo pregi, ci sono delle criticità legate ad esempio alla successione. Ne parleremo con gli ospiti che sto per presentarvi. In collegamento ho il professore Alfredo De Massis. Buonasera, professore. Buonasera a lei e ai telespettatori. È ordinario di imprenditorialità e family business, direttore del centro Family Business Management della Libera Università di Bolzano. E in studio abbiamo Francesco Barbuscia, che è CEO dei Barbuscia Auto. Buonasera. Buonasera a tutti. Emidio Salvatorelli, presidente di Vastarredo. Buonasera a tutti. E io inizierei con la prima domanda, partendo qui dallo studio, da un ospite che rappresenta fondamentalmente la new generation, e quindi passo immediatamente la parola, prima giustamente pongo la domanda, a Francesco Barbuscia, che rappresenta un'azienda che proprio nel 2020 ha compiuto 100 anni. Quindi vorrei da lei, Barbuscia, un racconto, una narrazione d'insieme di che cosa significa essere esponente di una così prestigiosa realtà. Grazie della domanda. Sicuramente un traguardo molto importante per la nostra azienda. Io e mio fratello rappresentiamo la quarta generazione, un'azienda che è nata nel 1920 a Sant'Elpidio nelle Marche e che poi si è radicata nel territorio italiano e oggi abbiamo 4 sedi nel territorio abruzzese. Sicuramente un traguardo importante che è stato dettato da un'innovazione durante il tempo e soprattutto negli ultimi tempi, vista la complessità oggi del nostro lavoro e del mercato soprattutto e della digitalizzazione e dei clienti che sono assolutamente evoluti, abbiamo dovuto sicuramente fare dei passi importanti per quanto riguarda la digitalizzazione e l'evoluzione per affrontare un mercato in crescente mutamento. La parola chiave forse in questi anni è stata sicuramente la flessibilità e sarà sicuramente la chiave per affrontare un futuro in un mercato sempre più incerto, in un mondo ormai che è sempre più incerto. Avere un'azienda flessibile che può adattarsi ai cambiamenti sicuramente può essere la ricetta per guardare al futuro con un pochino più di serenità in questi momenti dove ce n'è tanto bisogno. Abbiamo investito tantissimo nella digitalizzazione e continuiamo a farlo questo un pochino in poche parole quello che stiamo cercando di fare. È un traguardo importante, cercheremo di essere ancora presenti tra altri 100 anni. E questo è un bellissimo augurio, nonché auspicio. Mentre lei parlava, abbiamo visto delle immagini bellissime che narravano, appunto testimoniavano quello che è stato l'excursus dagli esordi fino adesso. Veramente molto molto bello, e sicuramente l'auspicio è quello di spegnere tantissime altre candeline. Parlo adesso con Emidio Salvatorelli. Prima Barbuscia faceva riferimento alla innovazione, alla necessità di essere al passo con i tempi. E questo in un settore come quello in cui operate voi, come si riflette? Prego. Buonasera a tutti di nuovo. Sono Emidio Salvatorelli, rappresento la famiglia Salvatorelli di Vasto. E l'azienda è nata per opera di mio padre, io sono una seconda generazione, Remo Salvatorelli, che ha imparato le sue prime nozioni del legno nella zona di Pesaro, dove
nasceva negli anni 60 dopo la guerra l'innovazione per quanto riguarda i materiali del legno e piano piano si è sviluppata un passo alla volta a Vasto, e prima con un laboratorio artigiano e poi con una serie di aziende piano piano costruite. Il mio ruolo come seconda generazione è stato principalmente quello di razionalizzare un'impresa artigiana che veniva fuori appunto da tanta passione e tanto lavoro da parte sia di mio padre che di mia madre, anche se non era direttamente a lavorare in azienda, ma gestiva la famiglia, i nonni, e gestiva tutto quello che era i sacrifici di tutta la famiglia. E il principale lavoro che ho dovuto fare è stato quello di sviluppare l'azienda negli anni 90 per l'estero. Abbiamo fatto tanti lavori in Germania per quanto riguarda la riunificazione delle due Germanie, quindi abbiamo cominciato a sviluppare un know-how in lingua di tutto quello che era il nostro materiale. Così ci sono stati gli anni in cui abbiamo avuto delle acquisizioni di altri marchi, purtroppo ahimè, di famiglie che non hanno superato la seconda generazione, quindi abbiamo dovuto rilevare delle aziende a Milano, a Roma, anche a Pescara, e quindi ci siamo posti sul territorio nazionale in maniera strutturale, in maniera con delle aziende nostre deposte sul territorio. Questa è stata la principale cosa che abbiamo fatto. In più noi siamo un'azienda che lavora per lo Stato, per la pubblica amministrazione, perché forniamo gli arredi per tutti i bambini delle scuole, da 0 a 19 anni. E quindi abbiamo avuto a che fare con professori, maestri, responsabili delle varie amministrazioni italiane. E oggi parliamo ancora di più di innovazione e parliamo di digitale, e credo che c'è molto da fare e molto da portare avanti per quanto riguarda tutte le nuove attività che sono in essere, che oltre ad avere un buon prodotto devi saper comunicare con i propri clienti. Perfetto. De Massis, in collegamento, vorrei un suo parere, visto che lei è uno dei massimi esperti di family business, ha messo in evidenza più volte il discorso della successione come un elemento di criticità. Ne parlava prima anche Salvatorelli, che questo è sicuramente un nodo. Ci dà il suo punto di vista in merito? Sì, la ringrazio per la domanda. Diciamo che la successione, il passaggio generazionale in termini più ampi è sicuramente una grande problematica che il nostro paese si trova costretto ad affrontare in questo momento, e credo che i dati sui tassi di sopravvivenza delle imprese familiari italiane attraverso i passaggi generazionali parlino da sé, nel senso che in base ai risultati di alcune nostre ricerche presso l'Università di Bolzano sappiamo che solo il 30% delle imprese sopravvive nel passaggio dalla prima alla seconda generazione, solo un 12% raggiunge la terza generazione, addirittura un 3-4% solo raggiunge la generazione successiva. Quindi la successione è sicuramente un problema ed uno dei motivi per cui i passaggi generazionali nel nostro paese sono particolarmente dolorosi è legato al fatto che molto spesso, come scrivevo anche in un articolo recente sul Sole 24 Ore, ci focalizziamo sugli aspetti tecnici, sugli aspetti fiscali, sugli aspetti finanziari, che sicuramente giocano un ruolo importante nei processi di transizione generazionale, ma rappresentano solo la punta dell'iceberg, nel senso che quello che i miei studi e quelli di altri colleghi mettono in evidenza in maniera inconfutabile con dati su imprese italiane, imprese familiari italiane, è che in realtà il motivo per cui è così difficile effettuare la transizione tra una generazione di leader a quella successiva non è tanto legato ad aspetti tecnico-fiscali, ma è soprattutto legato ad aspetti psicologici. Si parla nella letteratura scientifica, ad esempio, di sindrome dell'abbandono, di attaccamento emotivo del leader d'azienda alla propria realtà, che quindi gli rende particolarmente difficile separarsi da essa, problematiche di natura relazionale. Molti passaggi generazionali non avvengono proprio perché vi è una difficoltà da parte dell'attuale leader d'azienda nel trasferire il proprio capitale sociale, la propria rete
serie di contatti e relazioni alla generazione successiva e in generale tematiche che riguardano aspetti soft. Fortunatamente, diciamo, la buona notizia è che esiste a supporto degli imprenditori e delle famiglie imprenditoriali italiane una serie di best practice, una serie di comportamenti virtuosi che, se messi in atto, possono aiutare a favorire processi di ricambio generazionale, che, ripeto, è un problema da affrontare, perché sappiamo che in Europa, Italia inclusa, il 45% dei leader d'azienda è over 60, quindi ha più di 60 anni, e la generazione di baby boomer che ha fondato e ereditato l'azienda nell'ultima parte del XX secolo adesso si troverà gioco forza, dovrà imbattersi, si troverà a tramandarla alla prossima generazione di millennial. Quindi è un problema importante ed è un problema su cui sia a livello imprenditoriale sia a livello di policy making, quindi di chi dovrebbe supportare il sistema imprenditoriale, bisogna lavorare e bisogna lavorare adesso. È evidente, visto che abbiamo ancora un attimo di tempo, vorrebbe un attimo spiegare in maniera un pochino più esaustiva quel passaggio, quel riferimento che ha fatto alle dinamiche soft, a che cosa si riferiva? Cioè, spieghi pure. Grazie, la ringrazio. Allora, esistono, diciamo, alcune categorie di fattori di rischio che mettono a repentaglio, che minano passaggio generazionale. Queste categorie fanno riferimento ad aspetti appunto non tecnici, ma aspetti che riguardano le relazioni tra individui, determinanti psicologiche degli individui o determinanti anche sociologiche. Faccio alcuni esempi. Uno dei principali fattori di rischio nelle transizioni generazionali è dato dal fatto che molto spesso una successione non avviene come dovrebbe, perché vi è un'incapacità nel gestire le relazioni tra l'imprenditore, l'attuale leader e i vari stakeholder, sia interni che esterni, quindi i vari portatori di interesse, sia all'interno che all'esterno dell'impresa. E molto spesso le successioni non avvengono come dovrebbero perché si fa fatica, si sbaglia nel comunicarle. Molto spesso ci si dimentica di comunicarle non solo all'esterno, pensi ad esempio alla comunicazione importante che deve essere data ai clienti chiave, fornitori chiave o a banche, fornitori, clienti, il mondo finanziario, ma anche internamente, spesso anche a della stessa famiglia. Un altro grande problema o fattore di rischio è legato dal fatto che molto spesso gli imprenditori familiari con cui io mi trovo a lavorare vorrebbero in maniera quasi ossessiva avere il clone di se stesso quando guardano al proprio figlio o alla propria figlia. Quindi questa è una sorta di sindrome legata al fatto che appunto dobbiamo prendere atto del fatto che ovviamente è molto poco probabile, sia statisticamente sia biologicamente, che mio figlio o mia figlia sia il clone di me stesso, e quindi anche in questo caso si può lavorare ad esempio modificando la struttura organizzativa, modificando il modello, e ad esempio se io sono consapevole di avere un figlio o una figlia con delle caratteristiche diverse, posso creare un cinturone manageriale che permetta di supportarne la leadership in una maniera o in una modalità differente. Un altro aspetto riguarda fattori culturali e motivazionali. In particolare molti passaggi generazionali non avvengono perché tra fondatore o diciamo leader della generazione senior della precedente generazione e successore o potenziale leader della nuova generazione, chiaramente esistono dei gap di natura culturale e di natura motivazionale. Motivazionale perché chiaramente una cosa è aver fondato un'azienda e una cosa è ereditarla. Gli effetti motivazionali sono ben diversi. Culturale perché stiamo parlando di due soggetti che hanno vissuto in due ecosistemi diversi, in due mondi differenti, e molto spesso si assiste durante le transizioni generazionali alla nuova generazione che per caratteristiche demografiche è la generazione fatta da individui che vogliono, sono abituati magari a viaggiare, a usare i social media, parlano diverse lingue e vorrebbero entrare nel family business portando una ventata di innovazione e di novità. Dall'altro lato c'è la generazione invece magari di chi ha fondato l'azienda, che conosce i sacrifici che vi sono dietro e vuole preservare e proteggere quanto è stato creato, e questo molto spesso dà luogo ad esempio a delle tensioni intergenerazionali che devono essere gestite con delle opportune metodiche. E quello che io ricordo sempre è che il passaggio generazionale in realtà lo si vince, lo si effettua con successo soltanto quando vi è un gioco di squadra che considera sia la generazione precedente sia la nuova generazione.
Perfetto, De Massis, era necessaria questa ulteriore, diciamo, questo ampliamento del discorso, è stato molto molto chiaro e io in tal senso adesso mi ricollego, no, con questa tematica facendo una domanda a Barbuscia qua presente: come dialogano le generazioni nella sua azienda e che cosa ha portato soprattutto? Io, ascoltando il professore, sembrava di vedere una fotografia di quello che è successo, il nostro passaggio che è avvenuto, sta avvenendo, è avvenuto in queste fasi, in questi mesi. E volevo sottolineare quello che ha detto dicendo che noi abbiamo dovuto lavorare tantissimo in famiglia nella nostra relazione, nel nostro modo di comunicare, perché erano dei canali totalmente diversi. Quindi abbiamo addirittura chiesto il supporto di uno psicologo che ci ha supportato in questo passaggio e che ci ha aperto le porte di un dialogo molto più efficace ed efficiente, in modo tale che quella che era l'eredità di mio padre non fosse persa, ma fosse passata nel migliore dei modi a me e mio fratello, che adesso stiamo praticamente dirigendo l'azienda, in un modo e in un mondo che è totalmente diverso da quello che era quello di mio padre e di mio nonno. Quindi oggi la digitalizzazione e il cliente sono totalmente diversi, si aspettano qualcosa di diverso di quello che erano 20, 15 o anche 10 anni fa. Ormai la complessità del mondo, ma anche delle aziende interne, aveva bisogno di un cambiamento strutturale radicale, quindi il modo di rapportarsi all'esterno ma anche all'interno tra noi colleghi. Quindi questo psicologo ha aperto anche dei canali di comunicazione più efficaci tra noi e i nostri collaboratori e tra i collaboratori stessi, dando risalto anche a quella che è l'emozionalità delle persone, dei collaboratori, che se c'è bisogno di una mission aziendale che deve essere condivisa dai nostri collaboratori per essere più efficaci, ma per essere condivisa deve essere anche comunicata in una maniera profonda e ed essere trasferita emozionalmente in ognuno dei nostri collaboratori. Solo così veramente si possono avere dei collaboratori efficaci, un team di persone che lavora nella stessa direzione ed ottenere il 100% dalla loro soddisfazione. Quindi è stato un lavoro molto duro. E questo anche con una visione diversa e con un modo di gestire l'azienda molto meno accentrato, in un modo meno accentrato, ovvero prima si tendeva a far sì che il capo sapesse tutto e tutto doveva passare per il capo. Oggi la complessità dell'azienda e del mondo non permette più questo, quindi il dare sempre più fiducia ai collaboratori fa sì che più persone riescano ad essere molto più efficaci. Questo non deve però non passare tramite una IT molto innovata, perché ci permette di verificare e di controllare ogni aspetto aziendale in modo tale da poter prendere al meglio le decisioni, perché comunque qualcuno al timone ci deve sempre essere e per prendere decisioni c'è bisogno di una costante attenzione ai risultati e a quello che hanno portato tutti i collaboratori insieme a noi. Quindi mi sono rivisto molto nelle sue parole, professore. Grazie. Grazie Barbuscia, è interessante questo contributo perché quasi sempre si tende un po', no, a restare un po' chiusi, non si parla molto di quello che accade tra le mura di un'azienda, e questo contributo dato da Barbuscia credo possa essere molto molto significativo, quindi ricorrere a qualcuno che sappia anche come gestire le dinamiche empatiche all'interno di un'azienda può essere molto utile. Vengo subito da lei, Salvatorelli. Si è parlato di innovazione, digitalizzazione, ricorrono questi termini. So che voleva fare qualche esempio in merito. Prego. Volevo un attimino, prima di passare alla digitalizzazione, volevo riprendere alcune parole del professore
per quanto riguarda gli investimenti che noi imprenditori facciamo in generale, che sono tutti focalizzati al materialismo, cioè come ha detto, agli investimenti, che non sono mai in investimenti relativi a questo discorso della famiglia. Quindi, perlomeno per me, parlo che ho tralasciato molto il discorso relativo ai rapporti tra la famiglia e i rapporti con i genitori, i rapporti con i figli, con le terze generazioni. Quindi è importante che ci sia un percorso formativo da parte dell'imprenditore che guardi con attenzione a questo aspetto, non così in base alla propria attitudine, ma in base a delle consulenze professionali di persone preparate. Quindi, invece, per quanto riguarda l'innovazione, almeno nel nostro settore, quello che è la prima base è quella materialistica dell'industria 4.0, dove chiaramente tutti i macchinari cominciano a produrre non più pezzi in grandi quantità, ma pezzi in grandi tipologie, quindi significa comprare delle macchine che ti fanno un pezzo, due pezzi, in base a come lo vuole il cliente. Quindi chi si sa adattare di più a questo tipo di mercato nuovo, che è a livello italiano, europeo, riesce a fare di più business e va avanti, perché il mercato è cambiato, non è più un prodotto unico, uguale, ma ci sono tantissime tipologie che per essere gestite devono essere per forza digitali. Questo è per quanto riguarda il prodotto. In più, il prodotto, ora c'è una parola magica che si usa in termini di economia, è il riuso di risorse. Quindi chi è più bravo a riutilizzare una risorsa, più può riuscire a trasmettere un modus green al mercato. Nel nostro caso della pubblica amministrazione, dire che noi riutilizziamo materie che più volte, quindi come il legno adesso, la materia vergine si usa pochissimo e si usa materiale che viene dal post riuso, diciamo, si chiama seconda vita, terza vita, quarta vita, che ci permette di non consumare gli alberi, di non consumare il verde che abbiamo, che è la nostra risorsa mondiale. Noi già lo stiamo facendo e per questo però ci imbattiamo in non dichiariamo noi questo, ma ci appoggiamo ad enti esterni che vengono a dichiarare, vengono a certificare questa metodologia nuova del riuso di sostanze, e quindi abbiamo delle certificazioni di prodotto che attestino diciamo, questo processo così, diciamo, di riuso, attraverso dei simboli molto semplici che tutti quanti vedono nei supermercati. Sono i simboli dell'ecolabel: l'omino verde vicino a un detersivo, vicino a una carta igienica, vicino a una carta lavamani, così nel nostro caso vicino ai mobili per la scuola. Assolutamente, anche perché la sostenibilità è una chiave, è un must che vedrà sempre più impegnate le organizzazioni produttive in un'ottica di performance vincente, non può essere trascurata. De Massis, chiedo a lei, adesso siamo praticamente in chiusura, in un'ottica come questa che stiamo attraversando, un momento così critico decretato dall'attuale pandemia, qual è il ruolo delle aziende familiari? Quali sono i consigli, insomma, per accompagnare queste realtà così preziose a traguardare, insomma, e attraversare questo guado così incerto? Grazie. Sì, io credo che le imprese familiari, le aziende familiari, so che devono giocare e giocheranno un ruolo molto importante per la rinascita imprenditoriale dell'Italia, sia perché numericamente, come sappiamo, ne rappresentano oltre il 90%, il 93%, quindi sono la spina dorsale del nostro sistema economico, sia perché hanno nel loro DNA alcune caratteristiche importanti che permettono loro di essere particolarmente resilienti a questa crisi, ossia permettono loro di essere particolarmente capaci di assorbire e reagire agli shock che questa crisi dettata dall'attuale pandemia che stiamo vivendo, ecco, e che quindi stanno vivendo anche gli imprenditori. Ecco, io credo che uno degli elementi fondamentali, uno dei consigli, è davvero per gli imprenditori familiari italiani di sfruttare uno dei loro grandi vantaggi, che è il loro orientamento di lungo termine. In un mio recente studio basato su dati, su 10 anni di dati su imprese familiari e non familiari in 43 paesi del mondo, inclusa l'Italia, una delle cose che emerge in maniera chiara è che molto spesso le imprese familiari in realtà
performano meglio e crescono di più delle loro controparti non familiari, e la ragione principale di questo è che sono, per loro genesi, nascono per essere tramandate nel lungo periodo, nel lungo termine. Io credo che questo sia il momento in cui l'imprenditore di famiglia deve davvero guardare lontano, guardare alla generazione futura, ai propri nipoti, e debba appunto, diciamo, piuttosto che privilegiare e priorizzare obiettivi di breve termine, in questo scenario post-Covid sarà fondamentale invece sfruttare al massimo gli obiettivi di lungo termine. Molto spesso questi obiettivi di lungo termine sono obiettivi, anche mi lasci dire, che vanno al di là del profitto. Nei miei studi molto spesso io parlo di capitale socio-emotivo per indicare quella forma di capitale che non è finanziaria, ma che si dimostra scientificamente che viene accumulato da una famiglia imprenditoriale quando questa famiglia persegue obiettivi che sono di natura non economica, come ad esempio appunto assicurare un lavoro alle generazioni future, piuttosto che garantire armonia all'interno della famiglia, piuttosto che mantenere il nome e la reputazione della famiglia alto rispetto ai territori in cui si opera. Sono esempi di obiettivi non economici, e quindi credo che a fare la differenza nello scenario post-Covid, post-pandemico, sarà sicuramente questa forma di capitale legata al raggiungimento di obiettivi di natura non economica, che può essere misurato esattamente come si misura il capitale finanziario e che rappresenta un punto di riferimento centrale quando l'imprenditore familiare è chiamato a prendere decisioni. Quindi questo capitale socio-emotivo dovrà giocare un ruolo importante, e io credo che sarà uno degli assi trainanti della rinascita imprenditoriale del nostro paese. Inoltre abbiamo già parlato, abbiamo visto due esempi virtuosi di imprese e imprenditori familiari che sono innovativi ma nello stesso tempo anche ancorati alla propria tradizione. Ecco, chiaramente non ci sarà, come per un'impresa non familiare, anche tra le imprese familiari sarà costantemente necessario innovare, perché i conservatori faranno fatica a sopravvivere alla nuova normalità. D'altro canto però in un'impresa familiare molto spesso, quando si innova, quando vi è questa spinta verso l'innovazione, si vive una tensione rispetto alla tradizione, rispetto al passato, e invece alcuni dei miei studi fatti su imprese familiari italiane mettono in luce che ci sono delle imprese, come mi sembra di capire le imprese ospiti in questa puntata della trasmissione, che sono particolarmente brave nell'essere simultaneamente ancorate al proprio passato, alla propria tradizione, molto innovative, ossia che sono particolarmente in grado di realizzare un'innovazione nella tradizione. Ecco, io credo che la tradizione del nostro territorio, della nostra regione, se parliamo dell'Abruzzo, io sono abruzzese pescarese d'origine, lo voglio ricordare, credo che la grande tradizione che abbiamo in generale in Italia sia da considerare come una risorsa strategica, così come consideriamo altri tipi di risorse, risorse finanziarie, risorse umane, risorse di capitale sociale. Anche la storia e la tradizione può essere una risorsa, e alcune dei miei studi e delle mie ricerche fanno vedere come si può usare strategicamente la storia, la tradizione, in modo appunto strategico per conseguire vantaggi competitivi e per innovare. E credo che questa sia un'altra, diciamo, delle direzioni importanti da intraprendere. L'ultima, se abbiamo ancora tempo, velocissimo, sì. Ritengo che sia anche importante ridisegnare una migliore governance delle imprese familiari, perché diciamo che domani chi guiderà un'impresa di famiglia dovrà fare i conti con nuove incognite, al di là, diciamo, delle nuove incognite legate alla pandemia, no? Pensiamo ad esempio alla necessità di ripensare alle catene globali, pensiamo allo smart working che soprattutto nei periodi di lockdown abbiamo vissuto tutti, pensiamo in generale ai problemi di liquidità con cui gli imprenditori poi si sono confrontati. Sarà importante affrontare nuove sfide, e questo significa che sarà importantissimo anche andare a migliorare, se vogliamo, la governance di queste imprese. Molto spesso quando guardiamo un'impresa di famiglia, un family business, ci focalizziamo sulla gestione dell'impresa, che è importante, quindi adottiamo una prospettiva principalmente manageriale, ma io credo che questa pandemia abbia in realtà riportato alla luce anche l'importanza di avere una prospettiva patrimoniale, e quindi di guardare alla proprietà e anche di governance. Perfetto, io credo che ci professore. Sia un grande bisogno di insegnare alle nuove generazioni cosa significa essere
essere proprietari responsabili, così significa essere direttori responsabili. Perfetto, professore. Siamo in chiusura, però volevo chiedere a Barbuscia, questa è una domanda fuori programma, come avete festeggiato in piena pandemia la vostra bellissima appunto carriera di lungo corso, 100 anni? Purtroppo in sordina, visto che non era possibile fare grandi cose, però avevamo preparato tantissimi eventi per festeggiare con i nostri clienti, veramente. Non volevamo fare una festa vera e propria una volta sola, ma festeggiare un anno intero con i clienti. Ci siamo ripromessi di farlo quest'anno, se si può, o quando si potrà, festeggeremo insieme a tutti quanti i clienti. Perfetto. Questo traguardo. Sarà una bellissima festa. Grazie per averci seguito all'insegna di questa interessantissima puntata. Io ringrazio anche ovviamente gli ospiti, De Massis, Barbuscia e Salvatorelli. Appuntamento lunedì prossimo alle 21:30.